Il giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Sante Massimo La Monaca, ha incontrato questa mattina gli studenti degli istituti di istruzione superiore Sacco ed Ipsar di Sant'Arsenio. Si tratta del terzo incontro che il giudice La Monaca tiene con gli studenti degli istituti valdianesi. Nei primi due incontri si è parlato di disagio giovanile e dei pericoli connessi alla dipendenza di sostanze psicotrope. Nella mattinata di oggi, invece, il giudice La Monaca, avvalendosi dell'aiuto di un esperto informatico, ha affrontato il dilagante problema della criminalità informatica e del web oscuro. Noi diciamo sempre di aprire gli occhi ai giovani quando si trovano di fronte ad internet, quando si trovano di fronte al computer, perché spesso, io dico sempre, bisogna essere, come si dice, un po' rappresentativi di se stessi, nel senso curare quando una persona, quando un giovane si trova di fronte alla rete, la realtà di quelli che sono i fatti, perché spesso capita che un po' tutti quanti noi, sia adulti e giovani, quando ci troviamo di fronte al computer ci abbandoniamo. La rete è sommersa da tantissimi pericoli che sono in agguato e spesso ci dimentichiamo che la criminalità informatica, chi sta praticamente dall'altra parte, ne approfitta proprio per ricavarne degli introiti. Incontri fortemente voluti dal dirigente scolastico Cono Alberto Rossi, grato al giudice La Monaca per il lavoro svolto con i suoi studenti. I ragazzi veramente in maniera appassionata e emotivamente coinvolti hanno seguito e stanno seguendo il progetto alla legalità. Io sono ben felice perché è qualcosa di estremamente pratico, di estremamente efficace questa comunicazione tra il giudice La Monaca e tutti gli esperti che sono con sé, insomma. Quindi io non ho che da applaudire a questa iniziativa voluta da me e attraverso anche la collaborazione del sindaco Pica.